stampa e benvenuta la sindaca di Ciampino, Emanuela Colella. Grazie, grazie sindaca. Grazie Chiara, buongiorno a te, buongiorno a tutti quanti. Allora, nella settimana sanremese proprio, da star, la tua ospitata, ma iniziamo subito, prima di vedere le prime pagine, ti piace o non ti piace questo Sanremo, per quanto lo puoi vedere, che immagino che non è che hai tutto questo tempo. Sì, diciamo che... Purtroppo quando arrivo io già è abbastanza inoltrata, però ci sono i miei figli che sono abbastanza... Ti aggiornano. Mi tengono aggiornati su e... Vabbè, so che ci sono stati un po' di polemiche su qualche ballo... Non è che sei venuta griffata no, oggi? No, non sono griffata assolutamente. Era una battuta perché insomma sì, pure sì, questa, lo so, pure oltre, quello, oltre travolta, poveraccio, pure sulle scarpe griffate. C'è ma stato poi... qualche problema, qualche inciampo. Ma poi lo vediamo. Allora, il Fatto Quotidiano apre Sanremo Noi. Guarda, devo dire stavolta, non è che mi piace tanto a me, però grande travaglio, ho fatto un editoriale che dopo ne leggiamo un pezzetto solo per farvi capire a che livelli siamo arrivati. Poi... La centrale, la pagina centrale della prima del Fatto, cioè Sgarbi va via, il ministero controlla quadri e arredi perché il sottosegretario usa prendere oggetti per il suo ufficio, ora che verrà cacciato scatta l'allerta. Questo io sto leggendo il giornale, lungi da noi dire che lui fa questa pratica. Il messaggero apre con la crisi dei negozi, 1 su 5 ha chiuso, purtroppo sono dati drastici, Confcommercio dal 2012 scomparse 111.000 attività, poi vediamo pure come è cambiato il Covid, ci ha veramente cambiato, sindaca. Sì, purtroppo sì. Il Tempo apre con sprechi stellari, l'INPS certifica sperpero del reddito di cittadinanza, è costato 34,5 miliardi. La voragine dei conti pubblici è aperto anche dai bonus edilizi per il 110 in fumo 100 miliardi, cioè ora ci fanno l'elenco di tutti i soldi che abbiamo perso. In mezzo una foto di Osho, la vediamo. Il Festival di Sanremo scivola sul ballo del Quacquà di Travolta, mamma mia che salvata perché il campione, il grande Sinner, non ha potuto partecipare e quindi ha detto abbiamo scongiurato la figuraccia non del ballo. Non ha voluto. Insomma, in tutto questo ci sono i trattori che stanno continuando ad andare insomma a Bruxelles, a Sanremo adesso... Sì, infatti so che loro stanno chiedendo insomma di rivedere assolutamente attraverso un emendamento al mille proroghe il fatto dell'IRPEF, perché comunque poi insomma lo leggiamo anche dai giornali, la crisi è pesante, persone. Quindi dobbiamo salvaguardare sicuramente quello che rappresenta insomma veramente un'eccellenza del nostro made territorio, Italy, del nostro dai, paese. Lo diciamo sempre, tanto made sindaca. In Italy, ma poi non mi pare che ci sia questa tutela e questa salvaguardia insomma delle nostre eccellenze, ecco, questo sì. Io dico questa crisi dei negozi, 1 su 5 che chiude, un po' si legge anche nei borghi castellani, nel senso che comunque purtroppo fanno fatica le piccole botteghe a rimanere aperte, il salumaio, queste attività di prossimità che vengono scalzate proprio da noi che andiamo sui cellulari, ordiniamo online tutto quello che ci pare e purtroppo loro chiudono le saracinesche. Guarda, è proprio, senza farlo di proposito, proprio qualche giorno fa sono venuti dei cittadini, insomma dei commercianti a trovarmi al comune proprio per rappresentare le difficoltà che stanno vivendo, perché dopo il Covid purtroppo la situazione è andata peggiorando, vuoi perché tanti hanno cominciato e si sono quindi anche un po' abituati a questo acquisto online, no? Esatto. Che ovviamente è competitivo in una maniera pesante e quindi c'è questa difficoltà da parte loro. E quindi ecco, da parte mia infatti
voglio cercare di venire incontro a quelle che sono le loro agevolazioni, allora, dei modi di... Dobbiamo cercare di ricreare quello che è un tessuto anche sociale, no? Perché il negozio di prossimità è importante, ma è importante proprio da un punto di vista sociale. Io come amministratrice di una città come quella di Ciampino me ne rendo conto, perché se chiude un negozio di prossimità veramente c'è, ma viene a mancare un riferimento. Ma perché giocattolai, sindaca? Tante piccole le tradizioni, quindi sarebbe veramente, però ecco, forse noi da soli come amministratori locali possiamo fare poco, ce la mettiamo tutta, certo. Però qui ecco, ci vorrebbe un impegno importante da parte, insomma, anche a livello regionale, a livello appunto del governo, per far sì che riusciamo anche noi amministratori locali a avere quelle risorse che servono per aiutare appunto le attività commerciali. Noi stiamo cercando attraverso i finanziamenti del PNRR proprio di ricreare, di riqualificare soprattutto le aree del centro urbano per consentire quel passeggio, quella necessità appunto di un vivere sociale dei cittadini della propria città e quindi riscoprire anche le attività del territorio. Quindi camminare, se non erro c'è anche una novità sui parcheggi. Sì, tra l'altro perché ovviamente sono finanziamenti importanti del PNRR, che è proprio la linea quella dell'inclusione sociale e che prevedono appunto isole ambientali, ciclovie, cioè dei salotti cittadini, no? Dove appunto i cittadini possono incontrarsi, andare presso le attività del territorio e ovviamente... L'idea è proprio quella di consentire ai cittadini di vivere il tessuto, però certo. Ovviamente è anche importante dare la possibilità, perché verranno tolti dei posti auto e quindi è importante anche trovare delle soluzioni da parte, insomma, dell'amministrazione, stiamo lavorando per questo, per fare in modo che si realizzino delle aree di scambio, delle aree certo. di parcheggio, che quindi escono praticamente da quello che è le vie principali. Sì, tratto così non ci sono tutte queste macchine agglomerate di auto. E infatti proprio nei giorni recenti in giunta abbiamo approvato appunto una delibera di indirizzo che individua un'area importante, che è un'area appunto sita a Via Dalmazia, quindi andiamo a riqualificare un'area degradata, che è patrimonio comunale ma è degradata, per attrezzarla appunto a parcheggio. Lì riacquisteremo 40 posti auto, che non sono pochi, e poi ovviamente questo è uno solo degli interventi che stiamo effettuando, perché stiamo individuando anche altre aree a parcheggio nella nostra città. In maniera tale città. Che si fa una sorta di anello, no? Esatto, perfetto. Intorno, Chiara. Sì. L'idea è proprio quella, quella di togliere le vetture, cioè di consentire appunto ai cittadini di passeggiare in sicurezza sulle strade appunto del centro e anche, insomma di realizzare dei percorsi appunto ciclabili sempre in sicurezza. Quindi rivedere un modo diverso di vivere la città, in modo che sia una città più inclusiva e più sicura, realizzando anche delle zone 30. Questa è una grandissima notizia e influirà secondo me anche sulla qualità della vita e delle PMI, insomma, dell'inquinamento, insomma, voglio dire, sarà una gran mano. Sì, perché purtroppo Ciampino pesa, insomma, il fatto che come è una città. Sì, però è proprio quello, cioè Ciampino ovviamente essendo ovviamente a ridosso di Roma e certo. Risente molto di un traffico di attraversamento, certo. Quindi diciamo di pendolari che attraversano dai Castelli e vanno a Roma e viceversa, quindi dobbiamo trovare delle misure che vanno appunto a mitigare questa situazione appunto di traffico che per la nostra città è difficilmente sostenibile, quindi ecco, trovare anche dei poli di scambio per chi ovviamente i trasporti ci sono, si può dire che... esatto.
No, ma poi Ciampino comunque ha un punto di snodo importante ferroviario, quindi molti pendolari Assolutamente sì. arrivano E per parcheggiare, cioè per prendere appunto il treno, parcheggiano. e quindi ovviamente bisogna insomma cercare di trovare delle situazioni idonee che siano sostenibili. Anche perché è sempre più, insomma, appetibile come anche zona dove andare ad abitare per via proprio della prossimità con la capitale. E lì entra anche in gioco l'accoglienza e le case, anche quelle popolari, sotto questo punto di Allora, vista. guarda, proprio insomma, in questi giorni ho incontrato diversi neocittadini provenienti da Roma che mi hanno insomma, rappresentato proprio quanto sono contenti di questa scelta di Certo. aver, insomma, di essere venuti a vivere a Ciampino perché la trovano una città accogliente, Certo. pulita, Più a misura hanno più a d'uomo. misura d'uomo, infatti dice, cioè anche si sono recati insomma, presso il nostro municipio per i servizi anagrafici e quant'altro e hanno trovato molta accoglienza e molta disponibilità. È anche una tempistica Beh, sicuramente diversa. diversa insomma, per quanto riguarda i tempi per i documenti, per tutti quanti i certificati necessari. E per quanto riguarda insomma, Te il li sai i tempi discorso. di Roma, Sì, no? lo so, un anno e passa, un anno e passa. Un Noi stiamo cercando insomma anche di dare un maggior servizio ai cittadini, creando anche un supporto insomma al Certo. RUP, un supporto informativo per consentire ai cittadini anche di aiutarli, di agevolarli nell'invio appunto telematico, quindi ci sarà uno sportello dedicato insomma per l'invio telematico della modulistica Certo. necessaria e quindi anche per abbreviare i termini e soprattutto anche una linea proprio dedicata Questo è le fondamentale, chiamate insomma eh? Ma per per tutti. fissare Perché gli appuntamenti anche per i certificati. Tu parlavi appunto snellisce. degli alloggi, del Eh sì, discorso delle case, delle no? case, perché poi è sempre un problema che si ripropone, Guarda, mi fa piacere no? perché abbiamo qualche giorno fa finalmente messo, finalmente, devo dire in tempi rapidissimi, perché insomma era solo di qualche mese prima di Natale, abbiamo inaugurato l'avvio del cantiere nella zona di Via Lucrezia Romana, dove abbiamo, attraverso finanziamenti del Notizia. PNRR, abbiamo praticamente finalmente abbattuto una palazzina che era da diverso tempo La pericolante, era un ricordiamo alloggio noi con le popolare, bravo. foto E sempre lì. invece qualche giorno fa, quindi veramente in tempi record. E io di questo ringrazio veramente il dirigente, ringrazio tutti gli uffici che lavorano in maniera veramente con Compassione e passione, dedizione, io veramente con credo che poi quando passione c'è e la. dedizione. Quindi ecco, siamo arrivati insomma a completare la struttura con l'apposizione della famosa della bandiera, insomma, Bandiera, che è un quando simbolo. ovviamente si arriva insomma la copertura. E quindi ecco, i tempi veramente sono veloci e finalmente riusciremo a dare una risposta importante da un punto di vista A chi ne ha alloggiativo per le bisogno. famiglie fragili. Che avete ovviamente già mappato e c'è Sì, diciamo la lista. Lo c'è la. leggiamo un pochino, adesso io inquadrerò un attimino l'editoriale di Travaglio solo per leggervene un po'. Sanremo ti ricorda qualcosa, ma non sai bene che cosa. È quasi tutto brutto. La scenografia, vediamo un attimino perché non riesco a leggere e inquadrare nello stesso tempo le scenografie, i costumi, gli smoking di Amadeus in acciaio inox e vetro resina, per non parlare dei testi dei monologhi, roba da rimpiangere persino la piccola Chiara, nel senso di Ferragni, 9, 10 delle canzoni eppure i mazzi di fiori, il dolore, il tumore, il lutto, il suicidio, la guerra, il body shaming diventano industria della lacrima. Trash show a mezzadia, fa il concerto dei neomelodici, il marketing, cassa mortaro delle onoranze funebri, Taffo, e il libro Prêt-à-porter del padre della vittima di femminicidio. L'antifascismo è in manierismo canzonettaro con Bella Ciao di Ama Mengoni.
anche la trasgressione farlocca, il cantante autoironico di professione invoca il cessate il fuoco a Gaza, poi tiene a precisare: non volevo essere politico, in vita mia ho fatto tante cazzate ma non ho mai pensato di avvicinarmi alla politica, e fra le tante cazzate non ho ancora capito che se non ti occupi di politica la politica occuparsi di te. Insomma, voglio dire, ce ne ha per tutti quanti. Poi arriva al brutto momento con John Travolta. Ma quella me la fai una critica? Cioè, John Travolta, la febbre del sabato sera, è diventato il ballo del quarto. Diciamo che per noi, insomma, degli anni 70-80, insomma, è venuto meno un idolo, ecco. Noi ci già i capelli erano andati via, però. Sì, infatti è... Che poi l'ho trovato pure in forma, insomma. Sì, sì, no, in forma, per i suoi, però coraggio. Non so se penso che ha quasi 80 anni o sì, giù sì, di lì. Però ecco, finché aveva fatto le mosse, insomma, di Grease, di Pulp Fiction, insomma, lì stava pure, no? C'era piaciuto, avevamo gradito. Poi il ballo del qua, sinceramente, per un idolo come John Travolta è... E poi, insomma, pure un po' preso per la giacchetta, canzonato da... sinceramente un po' forzato, nel senso pure lui non era assolutamente risentito, a suo agio, forse non gli hanno spiegato bene che cosa, no, cosa avrebbe, la famosa scaletta non ce l'aveva, insomma. Esatto. Oh, Russell Crowe invece e Eros Ramazzotti, che per chi l'ha seguito ha riportato su lo share, quindi va bene. Sì, no, tra l'altro di Eros Ramazzotti, insomma, tutti quanti ci ricordiamo la terra promessa, insomma, la nostra adolescenza. Mi è piaciuto proprio perché ha fatto un appello alla pace sentito, sì, quindi proprio una persona, ecco, veramente come noi, ecco, su quello. Sì. E poi anche il ricordare, insomma, e ringraziare i genitori. Mi è piaciuto veramente. È veramente stato molto bello. E poi, diciamo, anche la parte di Allevi che ha voluto dare quel messaggio di vita e di... quello è stato stupendo. Quello è stato molto emozionante. Voglio dire, lui ha dato emozionante, tutto di sé. Poi è criticabile per il personaggio, ma ognuno ha le sue stranezze. Quello è veramente stato un momento molto forte, perché ha condiviso, insomma, quella che è stata la sua battaglia, quella la sua è arrivato, lotta, insomma, ecco, anche riuscire a superare con tutto se stesso, insomma, un momento di grande difficoltà. E si è messo al piano con le vertebre rotte e, insomma, il tremore alla mano, è stato veramente eccezionale. Vogliamo tornare un attimino su Ciampino. Quali adesso, quindi, la città cambia, diventa un po' più vivibile, nel senso che non che non lo sia, ma più a misura d'uomo. Quindi si può dire che il percorso di cui si parlava, ecco, forse la regione dovrebbe ancora di più fare un passo in avanti, no? Perché si parlava, salve, grazie, il caffè del Blackjack è insuperabile, grazie all'ospitalità. E quello che volevo dire, la regione ha iniziato a parlare sotto pandemia dei borghi della riscoperta, perché quello è stato, no? Del turismo lento. Ecco, adesso che si aspettano i primi cittadini, i sindaci? Beh, sicuramente che ci sia, insomma, un'attività di incentivazione di quello che è il turismo locale, del turismo del territorio. Insomma, noi comunque Ciampino e i Castelli Romani hanno ovviamente una ricchezza per quanto riguarda territorio, per quanto riguarda, certo, tradizioni, quindi, insomma, è importante tutelarle e valorizzarle, quello sicuramente. E per quanto riguarda il proprio Ciampino, noi, ecco, stiamo cercando proprio con tutte le
le iniziative, con tutte le attività e anche le opere importanti che ci sono sul nostro territorio, di rendere la città più a misura d'uomo. Questo è fondamentale. Abbiamo ovviamente, chiediamo insomma ai cittadini di comprendere i disagi che ci sono, che ovviamente quando si fanno delle opere importanti che stanno interessando vari quadranti della nostra città, cercando ovviamente di contemperare, di fare un cronoprogramma che consenta insomma, delle priorità, insomma, però ecco, l'obiettivo ovviamente è quello poi di restituire una città migliore. E io ti invito, sindaca, a prendere il caffè. Intanto volevo aprire a questa problematica. Allora, tutti noi ogni tanto ce ne andiamo all'estero, quello che vediamo sempre e spesso, ecco, basta andare vicino anche in Austria o in Germania per vedere che l'educazione ambientale è qualcosa che hanno dentro proprio il DNA, dentro, è una cosa che non neppure più si deve dire, per dirne una, non ci sono nemmeno a Vienna i tornelli per il biglietto, perché il biglietto si paga, punto. Possiamo arrivare almeno sulla questione dei rifiuti a non fare sempre i poliziotti che sanzionano? Si può fare qualcosa qui a livello di comuni? Allora, noi stiamo cercando insomma attraverso l'assessore all'ambiente, attraverso gli uffici, di fare anche un percorso con i cittadini. Abbiamo creato appunto un sistema, il Junker, insomma, proprio per dare anche ai cittadini la giusta informazione per come fare la raccolta differenziata, la programmazione per quanto riguarda le isole ecologiche, le giornate di raccolta. Sì, le giornate di raccolta, insomma c'è un calendario abbastanza pieno, insomma, proprio per mettere in condizione i nostri cittadini di fare una raccolta differenziata. Insomma, noi siamo un comune su questo virtuoso che abbiamo superato il 70%, infatti ecco, chi viene da altre città si trova bene, insomma, è anche soddisfatto di trovare una città ovviamente pulita. Quello purtroppo assolutamente, il tiro anche, dei sacchetti che purtroppo c'è dirla. Anche chi, e noi su questo insomma interveniamo, abbiamo anche un sistema diciamo di videosorveglianza, abbiamo debellato una grande discarica che si era venuta a creare diciamo in un'arteria della nostra città. È stato uno proprio dei primi interventi che abbiamo fatto appena insediati, e lì abbiamo messo anche un sistema di videosorveglianza proprio per evitare insomma il ripetersi di questi gesti incivili. Ci vuole il Grande Fratello. Purtroppo insomma servono dei deterrenti, perché ci sono persone che non hanno proprio quel senso di civiltà e di appartenenza nella città in cui vivono. E tra l'altro è proprio di qualche giorno fa anche la scoperta da parte della polizia locale, che ringrazio perché su questi svolgono un ruolo veramente fondamentale, attraverso appunto un sistema di droni sono riusciti a scoprire una discarica appunto di rifiuti che esisteva appunto sul nostro territorio in una zona periferica, e questi insomma sono risultati importanti. E è sono vero, dei i droni sono molto importanti. Utili per la polizia locale, mi dicevano anche a Monterotondo sono riusciti attraverso i droni a scoprire anche attività di autofficine esatto. abusive, insomma è importante perché aiutano molto, soprattutto per cogliere in flagrante quelli che sono i reati. Io sindaca ti lascerei ti chiedo proprio se abbiamo fatto abbiamo tracciato tutto su Ciampino, se ci sono altre novità che intendi dirci, anche programmazione di eventi e attenzione anche nell'ambito di sensibilizzazione della cultura. Allora guarda, siamo ovviamente nella riqualificazione che stiamo facendo della città, e stiamo anche riqualificando i nostri parchi. Abbiamo provveduto già a installare insomma in parchi dove assolutamente erano privi delle dotazioni di giochi. Importantissimo. Ci sono insomma proprio dei parchi che ormai erano privi di aree giochi, quindi le stiamo
appunto dotando e stiamo riqualificando anche attraverso un importante arredo urbano, quindi con la dotazione di panchine, con la dotazione di quello che serve, insomma, anche cestini, proprio anche per evitare, insomma, per spingere al corretto, insomma. E lì è meglio che le telecamere si mettano, esatto. Perché se no gli arredi, purtroppo. Assolutamente. Per quanto riguarda, insomma, le attività culturali, ecco, voglio dare una notizia che è importante, poi nei prossimi giorni ovviamente ne daremo ancora più risalto, però sarà veramente imminente il cantiere, l'inizio dei lavori per il completamento della nostra biblioteca, e dopodiché si proseguirà con il lavoro del teatro comunale. Questa è importante. È una cosa importante perché andiamo finalmente a restituire degli spazi pubblici, degli spazi che saranno dedicati appunto ad eventi culturali, ad attività culturali di cui oggi Ciampino purtroppo non possiede, non è ovviamente nella possibilità di fare quello che si potrebbe fare, perché poi ovviamente noi vorremmo cercare di restituire questi spazi soprattutto alle associazioni del territorio, per mettere appunto in risalto e valorizzare quelle che sono le realtà appunto culturali, che sono realtà importanti. Questo, io lo trovo fondamentale, una notizia grandiosa, anche perché in tutta l'analisi dei negozi, delle attività, ora parliamo di biblioteca, ma anche insomma i libri, le librerie, la cultura, riescono ad emergere invece. Questo è un dato positivo. C'è una libreria, è stata intervistata questa proprietaria che dice che utilizza i social per un buon motivo, quindi per promuovere le presentazioni di libri. Questo anche nella biblioteca comunale, perché no, promuovere eventi, appuntamenti letterari, caffè, insomma, sono momenti importanti di aggregazione sociale e di diffusione della cultura, quindi... Ecco, sì, infatti il buon utilizzo dei social, devono servire a dare comunicazione, a diffondere notizie che aiutano. Che aiutano, quello sì, invece spesso e purtroppo vengono usati in maniera distorta e anche dando anche comunicazioni errate. Sindaca, noi ti ringraziamo per essere stati con noi, Officina Stampa, e niente, speriamo di vederci presto, prima dell'estate magari. Sicuramente, e grazie a te, grazie veramente. Grazie Sindaca, e noi ci vediamo venerdì prossimo, sempre qui con Officina Stampa. Ciao. Arrivederci. We'll be right back.